Bentornati a Incontro con l'artista. Oggi abbiamo in questo nuovo appuntamento ben due artisti. Abbiamo Giulia, abbiamo Stefano e non solo, si sono portati qua con noi anche i loro strumenti. Allora, Legami Paralleli è il vostro gruppo, giusto? E parto sempre un pochino dalla storia di ognuno di voi. Giulia, qua hai insieme a te un'arpa celtica. Come parte questa passione per l'arpa? Quando è nata? Quando è nata la passione per la musica? Allora, l'arpa celtica l'ho scoperta circa 5 anni fa, quindi è una passione relativamente giovane. Ho suonato pianoforte da bambina, poi però la musica, ho interrotto lo studio della musica. 5 anni fa, per una serie di casi fortuiti, ho incontrato l'arpa, perché è proprio stato un incontro, è stato un bellissimo incontro. L'arpa celtica è come questa, è molto piccolina, è più piccola delle arpe classiche, però a me è piaciuta molto per il suono, che è molto delicato e morbido. E il tuo primo incontro è stato proprio con lei, Sì, con un'arpa con l'arpa celtica, celtica. Ti sì. sei appassionata Mi sono quindi a appassionata questo molto, prima ho strumento? iniziato a suonare da sola, poi appunto ci siamo conosciuti con Stefano e è nata anche questa collaborazione. Benissimo. E quindi Stefano invece mi diceva prima, no, che ha questa passione fin da Sì, piccolino. una passione innata che già da piccolo chiedevo sempre i tamburi ai miei genitori e poi quando sono diventato più grande. Mi hanno comprato dei tamburi africani e da lì ho iniziato a studiare, ho trovato i primi maestri, avevo ancora 17 anni e ho partecipato a stage, seminari intensivi un po' in tutta Italia. Il coronamento è stato poi viaggio due viaggi in Africa, in Burkina Faso e in Senegal, dove sono andato appunto proprio per studiare alla radice l'arte delle percussioni africane, per quello che ho potuto imparare, diciamo, perché comunque la musica africana è una cultura radicata molto profonda e noi europei la vediamo solo in maniera superficiale o tecnica, chiaramente, o comunque musicale. Poi è nato questo incontro fra arpa e percussioni. Sì. Come è nato? Quando vi siete incontrati? Da Allora, quando. ho contattato Stefano perché mi ero venuta un po' a noia, nel senso che l'arpa è molto femminile, molto delicata. Io ho una tendenza un po' malinconica. Suonando da sola questa parte veniva molto fuori di me. Però sono arrivata a un punto che avevo voglia anche di rinforzare. L'ho visto suonare, l'ho visto a un'esibizione di percussioni dove lui ha suonato e ci ho parlato e gli ho proposto questa cosa e lui è sembrato Ho detto, molto. mettiamo un po' di peperoncino in questo miele Esatto. e in effetti per ora ci stiamo divertendo, insomma. E quindi sono nati i legami Sì. paralleli. Perché legami paralleli? Cosa vuol dire Sì. Ci questo è voluto un termine? po' per trovare il nome al duo, perché non è facile. Però, insomma, guardando poi gli strumenti a corde, queste corde parallele, sia dell'arpa che delle percussioni, ci ha dato questo input, soprattutto quello, come diceva prima Giulia, di unire due poli opposti, quindi l'arpa celtica del nord Europa, percussioni africane del sud del mondo, e quindi unire questi due poli opposti all'infinito, come due linee parallele che si incontrano comunque all'infinito. Anche perché le corde dell'arpa sono parallele, i tamburi sono accordati con delle legature che se non ci fossero quelle. Insomma, tutta una serie Diciamo di che avete osservato anche, no, sì, gli quello che avevate in strumenti, ci è voluto mano, qualche anche mese, simbolicamente, perché poi simbolicamente. L'arpa ha una simbologia, è molto femminile, la percussione è molto terrena, molto maschile, quindi è un'unione di più cose messe insieme. E a questi punti io sono curiosa, cioè vorrei sentire qualcosa. Abbiamo anche un contributo video che poi manderemo più tardi, però iniziamo a sentire qualcosa di Legami Ok, Paralleli. ok. Vai! Sì. Chiaramente oggi siamo in una versione
Ridotta perché l'arpa piccolina, perché ne ho una più grande. Sì, io ho molti più tamburi, siamo delle frequenze, diciamo, basse, più basse di queste. Benissimo, andiamo a... Io suono pianissimo perché te non sei amplificato. Veramente magico. Grazie. Perché questi effettivamente due suoni paralleli, no, ti portano prima in una dimensione, poi in un'altra, poi sì. Cioè questo si gioca sulle emozioni, comunque sia, sì, sulle sensazioni, su le frequenze molto alte dell'arpa con le basse frequenze di stomaco delle percussioni. Sì. Quindi si crea un po' questo gioco di frequenze, bellissimo. Allora, voi quindi suonate, andate in giro a proporre questo binomio, diciamo, di sì, strumenti. Solitamente dov'è che si esibite? Si cercano luoghi abbastanza da ascolto, silenziosi, in cui ci sia magari un pubblico disposto anche a lasciarsi toccare. Anche dalle emozioni che i pezzi suscitano, sì. Quindi magari non il locale dove c'è il via vai dell'aperitivo, certo. Però ecco, dei concerti un po' più di silenzio, di silenzio, di riflessione, d'ascolto. Sì, 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 sì. Sì. Allora, di San Miniato, giusto, Stefano, sì, e di Empoli, quindi insomma vi siete trovati a metà strada, sì, e avete deciso vicine, di fare esattamente. Sì. Allora, io andrei a vedere anche un contributo video che avete portato per far vedere quando siete proprio anche a pieno regime cosa rende il sì, vostro lavoro. Prego. Thank you.
Allora, Giulia e Stefano ci stanno portando, no? Un'arpa, percussioni e poi avete dei vostri... cioè, nasce da voi la musica, no? Come nasce? Come lavorate sul prodotto poi finale che esce fuori? Sì, allora, solitamente, essendo l'arpa la base melodica del duo, mi viene spesso così istintivamente, naturalmente, magari sto una settimana senza che mi venga un pezzo, niente. E poi dal niente mi viene una melodia. Quando facciamo le prove la propongo a Stefano che... Rielaboro. Mi propone delle piccole modifiche, o mi dice no, mi piace, oppure facciamo così, mi propone delle migliorie, sì. Mi dice cosa ne pensa. Sì. Quindi e diciamo nasce un pochino dall'arpa e poi... La percussione si adatta e va a aggiustare, ristruttura poi il ristrutturate pezzo, tutto insieme. Cercando di carpire in ogni melodia che Giulia propone qual è la sensazione che vogliamo poi far uscire e creare in chi ci ascolta. Quindi tutto sta nel movimento che creano le melodie. Quindi da lì si ricostruiscono poi i pezzi per farli durare. I silenzi anche si decidono insieme, perché i silenzi sono importantissimi. Sì. E quindi il silenzio si decide insieme sì. Anche. E poi si struttura con le varie percussioni, a seconda di che sensazione si vuole proprio trasmettere alle persone. Sì, il silenzio è vero, sembra no? Una cosa, invece... Ti porta a assimilare un pochino quello che hai sentito sì. e a prepararti per sì. quello e che andrai a sentire. Più in profondo, sì, nel profondo. Sì, sì. Ma... E sì. Queste melodie, Giulia, io sono curiosa, come nascono? Cioè, quando sei in Fipilì, no, quando sei al supermercato? Sono sempre lì, a contatto con lei. È con lei. Allora, una curiosità, una cosa che mi ha fatto innamorare dell'arpa è che l'arpa si suona appoggiata sul petto e sul cuore. Quindi è uno strumento che è prolungamento delle proprie emozioni e del proprio cuore. Bello. A me che sono una romanticona, questa cosa mi ha toccato tantissimo. quindi le melodie nascono sempre a contatto con lei, mai pensate prima e poi riprovate ecco. Sull'arpa. E niente, a volte non mi viene niente, a volte subito così, senza averci pensato, viene qualcosa di bello. È proprio una meditazione. È una cosa proprio vostra. Sì, sì, mi è sì, è sì, vostra. Sì, l'ho data anche un nome. Ah, ecco, come si chiama? Banshee. Ciao Banshee, piacere averti conosciuta. No, invece è bello perché è come è una parte di te. Sì, esatto. E quindi perché no? Sì. È giusto sì. Che sia così. E poi è bello come riuscite a lavorare su queste melodie, diciamo, insieme, perché effettivamente no, paralleli, perché sono due cose. Le percussioni sostengono tantissimo l'arpa, sì. Cioè la melodia sì. Danno proprio sì, sostegno. Sì. Sì. Chiudono un po' il cerchio alla fine. Sì. Quindi. Un po' al cinema quando si sentono queste melodie che ci sono però poi tutti i bassi che ti fanno tremare da sotto. È bellissimo, così. Abbiamo anche altri contributi di immagini di voi che lavorate e che ci fate vedere, insomma dalla regia ora ci faranno vedere altre cose delle vostre esibizioni e di questi momenti magici, perché ecco a me mi riporta veramente, è vero, c'è il romanticismo, c'è, non so come chiamarlo, dove ti riporta, ecco qua, bella questa immagine, poi si vede proprio il... La terrestrità. La terrestrità. Bello, anche l'aperto. Delle percussioni. Sì, ecco qua, andiamo... come lavorate? Cioè vi incontrate, fate immagino delle prove, una prova settimanale. Due, quando abbiamo tempo. Sì. Benissimo, a seconda anche degli impegni sì, che avete della vita. E delle spostandosi con i lavori.
No, no, ma dicevo anche degli eventi, no? Ai quali partecipate. Sì, lì, quando bisogna suonare si, si intensifica molto. Si intensifica molto questo. No, lavorare anche sulle emozioni, cioè, significa comunque sia provarle, no? E quindi cercarle poi di buttarle agli altri, e ci vuole però un ascolto. Insomma, sì, ci vuole un qualche ora di prova. Sì, certo, tempo, perché sì. C'è da trovare, no? Uno, perché sono due strumenti diversi, ma che si devono unire. Sì. E poi da trovare quelle emozioni che poi puoi dare agli altri. Sì, sì, sì. E quindi, allora, ora avete fatto, no, degli eventi e delle serate. Sì. E avete in previsione eventualmente qualcosa anche qua in zona dove vi possono, poi insomma i nostri telespettatori vi possono incontrare, solitamente in che locale suonate? Non c'è un appuntamento, non c'è fisso. No. Però vi possono seguire sulla vostra pagina, sì, per vedere. Abbiamo una pagina che si chiama Legami Paralleli, ci sì. trovate su Facebook, via via pubblichiamo le date dei concerti. Che facciamo? Per il momento non abbiamo date in programma, però arriveranno. Pubblichiamo foto, video di noi mentre suoniamo, certo, e le prossime date. Benissimo, quindi vi possono trovare. Un'altra cosa che vi volevo chiedere, voi vi conoscevate già, no? Ha detto no. l'hai visto suonare e hai sì. voluto unire queste due cose. Inizialmente che difficoltà avete incontrato? Nessuna, alla fine è stata una cosa molto easy, proprio semplice. Si prova, come va. Che comunque così. Nella cultura delle percussioni, comunque della musica africana, del West Africa, c'è uno strumento molto simile come sonorità che si chiama kora. Mm-hmm. È una zucca con diciamo una chitarra africana, ecco, per farla breve, sì, sì, sì. Che ricorda molto il suono dell'arpa. Per questo mi ricordo che lei mi aveva detto che aveva visto proprio un concerto sì. alla FLOG a Firenze sì. di Tamani Dubaté e Catherine Finch, quindi, che è un'arpista bravissima. Quindi questa arpista con questo suonatore di kora del Mali, credo. Sì. E quindi lei ha detto, cavolo, però l'arpa, insomma, ha fatto un collegamento tra arpa e Africa, praticamente. E quindi... Ma anche io ho detto, certo, la kora e l'arpa si assomigliano, quindi perché no? Perché proviamo. No, possiamo farlo. E proviamo, con questo proviamo. Sì. Sono nati sì, legami una cosa, paralleli. È stato naturale, insomma. Sì. Sì. Sì, sì, sì. Ecco, parliamo un attimo di questo strumento, le percussioni. Sì. Un pochino, ecco, la storia, cioè sono l'opposto, diciamo, dell'arpa, perché l'arpa è del nord, sì, 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 percussioni. Sì. Nel tuo viaggio, no? Cosa sì. hai scoperto in più di quello che già avevi in mano? Vabbè, oltre chiaramente a una cultura musicale profonda, chiaramente le persone, l'accoglienza africana è stata meravigliosa. Tanti bimbi, tanti bambini, eravamo continuamente contornati da bambini, perché eravamo comunque in un centro giovani, con un'associazione. E lì avevamo corsi 4 ore al giorno di percussioni o danza africana. È proprio un mondo ampio che si sta sempre più evolvendo in Europa. In Italia facciamo ancora un po' fatica, soprattutto in Toscana, mentre per esempio al nord Italia questa cosa è molto più avanzata che qui. Benissimo. Sì, sono strumenti chiaramente naturali, di legno, pelle di, in questo caso, di mucca più spessa, mentre per esempio il djembé ha una pelle più fine, ha un suono più acuto. Tu hai portato anche sì. questo... Questi sono ecco. bonghetti... cubani, diciamo. Possiamo sentire qualcosa sì. anche con loro? Visto che sono qua con noi. Sì. Eccoli. Allora, vi accompagnate sempre o vai singolarmente? Sì. No, facciamo sempre insieme. Finisce. C'è un momento dove... Impro! Improvvisazione, ci piace. Mi fanno questo amoroso, questi. Ok. Benissimo.
Andiamo a sentire anche loro. Corto sempre. Sì. Vi accordate un attimo. Ecco qua. Questo era un pezzo, era un pezzo di Fenice. Fenice. Quindi anche qua abbiamo sentito un'altra cosa da prima, no? Sì. Prima era una cosa che più tranquilla, più, invece sì. Qua c'era più movimento. Sì. Allora, io cosa... Intanto vi ringrazio per essere stati qua con noi, è stato veramente bello scoprire legami paralleli e invitiamo i nostri telespettatori a seguire la vostra pagina perché veramente date delle grandi emozioni e con questo duo è veramente fantastico. Io mi sono innamorata e verrò senz'altro, fatemi sapere quando ci sarà il prossimo evento che ci sarò. Ringraziamo tutti voi per essere stati con noi e vi diamo appuntamento con Incontro con l'Artista.